Bookmania. Appuntamento settimanale con l'editoria. Il sabato alle 11 gli autori raccontano i loro libri. In diretta su Ciao Radio e DTV Canale 210. Conduce in studio Erika Zini. Un saluto a tutti voi che vi siete sintonizzati ora o che eravate già sintonizzati nel programma precedente. Comunque saluto tutti gli ascoltatori di Ciao Radio per Bologna Provincia, chi ci segue dal web. Un saluto anche a tutti i telespettatori di DTV 210 per la Regione Emilia-Romagna e oltre. Bentornati in questo appuntamento settimanale dove si parla di libri, di editoria, di nuove uscite, di appuntamenti che hanno a che vedere appunto con romanzi, saggi e tutto quello che è caro. Stampata e non. Intanto i saluti iniziali anche a partire dal nostro sponsor. Salutiamo e ringraziamo i parrucchieri Forever di via Nicolò Dall'Arca a Bologna. Vi ricordo che sono al vostro servizio per curarvi e creare il vostro look. Per qualsiasi informazione li trovate allo 051 631 2388. E iniziamo subito a parlare di un romanzo a cui tengo particolarmente, che lessi un paio di anni fa, un romanzo che era il primo di una serie e che non fu poi più portata avanti dalla casa editrice Rizzoli, ma che ebbe un notevole successo in Italia, tanto che l'autrice continua per fortuna a pubblicare libri anche in Italia. Mi riferisco a Colleen Hoover e mi riferisco a Tutto ciò che sappiamo dell'amore. Perché ne parliamo? Direte, i libri ormai sono già usciti da un po'. In realtà ne parliamo semplicemente perché Fabbri ha preso l'eredità, diciamo, di Rizzoli e ha ripubblicato il primo volume, che potete vedere qui e anche alla sinistra del vostro teleschermo, e quindi ha pubblicato anche il secondo volume, che si intitola Tutto ciò che sappiamo di noi due. Quindi un'ottima occasione senz'altro per andare a riprendere il primo e quindi non farsi scappare anche il secondo e conclusivo volume, nonostante poi ci sia anche un terzo libro già uscito, ma ne parleremo poi più avanti. In realtà la storia si conclude in questo modo. Il primo volume, forse ne abbiamo già parlato in precedenza, vi farà conoscere una coppia di ragazzi molto particolari. Innanzitutto siamo nel genere romance, new adult per l'esattezza, perché i protagonisti sono in quella fascia d'età che va tra i 18 e i 22-23 anni. Conosceremo Lake, o meglio Laiken, questo è il suo nome, e Will. Laiken è una ragazza come tante, si è trasferita in una nuova città in seguito alla morte del padre e la madre ha accettato un lavoro in questo nuovo paese, fa l'infermiera e anche per necessità economiche ha dovuto spostarsi. Quindi lei e il fratellino si ritrovano completamente spaesati, anche perché devono iniziare entrambi la scuola. Tra l'altro per Lake è l'ultimo anno di scuola. Non conoscono nessuno e vengono da un periodo particolarmente brutto, proprio dovuto alla perdita del genitore in maniera abbastanza improvvisa, un genitore che era sempre stato presente e molto amato da entrambi i figli. E in questo nuovo posto Lake conosce subito il vicino di casa, che si chiama Will, e sente di provare una certa attrazione verso di lui, un ragazzo simpatico, di buone maniere, di bell'aspetto chiaramente, e tutto sembra abbastanza idilliaco, sembra che tra i due ci sia anche una certa affinità, nonostante la loro conoscenza sia all'inizio. La brutta doccia fredda l'avrà sia Lake che Will nel momento in cui inizierà la scuola e Lake scoprirà che lui è un suo professore. Allora, da noi sembra non creare grande scompiglio il fatto che una studentessa si possa innamorare del proprio professore, tra l'altro lui è di poco più grande di lei, che lei ha 18 anni, lui ne ha 2-3 di più. In realtà negli Stati Uniti, dove è ambientato questo romanzo, un rapporto tra insegnante e studente può creare l'immediato licenziamento. Quindi Will ha l'assoluto terrore di questa cosa ed è combattuto tra l'affetto che inizia a provare per Lake e gli obblighi che lo portano a dover mantenere questo lavoro, perché qualche anno prima
Will e il fratello hanno perso entrambi i genitori in un incidente e quindi si sono ritrovati da soli. Will ha dovuto lasciare l'università che stava frequentando per accudire il fratellino, che ha la stessa età del fratello di Lake e che sono subito diventati amici perché appunto coetanei. E quindi lui ha dovuto lasciare la sua università, tornare nel paese d'origine e iniziare a lavorare come professore. Quindi sua è la responsabilità non solo di portare a casa lo stipendio, ma anche di crescere un bambino come appunto suo fratello, con tutti i problemi che ne conseguono. Non può quindi permettersi di essere licenziato perché non avrebbe un futuro lui, ma soprattutto il fratello. Certo è che l'attrazione tra i due diventa sempre maggiore, anche perché entrambi hanno un passato che conoscono bene, conoscono la sofferenza, conoscono i problemi, conoscono cosa vuol dire anche avere un fratello più piccolo. Nel primo volume assisteremo a quella che è la nascita della loro storia e all'affrontare tutti quelli che sono i problemi e i pericoli anche di questa situazione. Una cosa molto carina è l'unico punto di contatto che per una buona parte del libro riescono ad avere, che sono gli slam poetici. Infatti Will è l'insegnante di poesia di Lake. Il primo romanzo, non voglio anticiparvi troppo, però si conclude in senso positivo. Il secondo ricomincia proprio da quel punto, dal momento in cui noi abbiamo lasciato i due protagonisti, tutti rose e fiori per così dire, e li ritroviamo in questo caso con una nuova sfida davanti. Infatti il passato di Will torna a farsi presente, quindi inizialmente lui reagisce volendo mantenere comunque un certo distacco e mantenere all'oscuro Lake di quello che è il loro futuro, però in realtà non ci riuscirà e Lake a questo punto dovrà capire se può fidarsi di lui oppure no. Una scrittura davvero molto intrigante, quella di Colleen Hoover, molto semplice ma anche molto delicata, trattando dei temi senz'altro difficili come sono quelli della perdita di persone care, come sono quelle di relazioni sentimentali complicate e come sono quelle di riuscire a gestire un passato che si ripresenta appunto nel futuro. Io ci tengo solamente a leggervi l'inizio di questo romanzo per darvi un po' l'idea di quello di cui stiamo parlando. Il primo volume è raccontato dalla voce di Lake, mentre il secondo, tutto ciò che sappiamo di noi, è raccontato dal punto di vista di Will, quindi avremo modo di scandagliare anche le loro personalità e il loro background in maniera più approfondita. Vi leggo quindi solamente l'inizio del romanzo, che è una sorta di prefazione. Sappiate che i romanzi sono, almeno il primo in particolare, a riferimenti musicali agli Avett Brothers, che è un gruppo cui ha tratto ispirazione l'autrice per scrivere il romanzo. Quindi andate ad ascoltarli perché sono davvero molto bravi. Ed ecco il prologo. 31 dicembre. Buoni propositi. Questo sarà il nostro anno, ne sono sicuro. L'anno mio e di Lake. Gli ultimi non sono stati esattamente fantastici per nessuno dei due. Poco più di 3 anni fa i miei genitori sono scomparsi all'improvviso, lasciandomi da sola a occuparmi di mio fratello più piccolo. E subito dopo la loro morte, Vaughn ha rotto con me, chiudendo una storia che durava da 2 anni. Ho anche dovuto rinunciare alla borsa di studio, lasciare l'università e tornare a Ypsilanti a occuparmi di Calder. È stata la decisione più difficile che abbia mai preso, ma forse la più giusta. Ho passato ogni singolo giorno dell'anno successivo a sforzarmi di accettare tutto quello che mi era capitato, di avere il cuore spezzato, di aver perso i miei genitori, di essere diventato io stesso un genitore e l'unico in grado di mantenere la nostra famiglia. A ripensarci non credo che ce l'avrei fatta senza Calder. È lui che mi ha aiutato ad andare avanti. Quanto all'anno scorso, la prima metà nemmeno me la ricordo. Per me è iniziato davvero solo il 22 settembre, il giorno in cui per la prima volta i miei occhi si sono posati su Lake. Certo, è stato comunque un anno difficile, ma in un senso completamente diverso. Non mi ero mai sentito così vivo come quando ero insieme a lei, ma si dà il caso che stare insieme all'epoca non fosse un'opzione possibile.
Quindi non è che l'anno scorso abbia passato molto tempo a sentirmi vivo. L'anno che sta finendo adesso è stato migliore, a modo suo. Un anno pieno di questo nuovo amore, ma anche pieno di sofferenza, del tentativo di superarla e di accettarla. Giulia è mancata lo scorso settembre. Non immaginavo che sarebbe stato un colpo così duro, quasi come perdere mia madre un'altra volta. Mi manca la mamma e mi manca Giulia, ma grazie al cielo ho Lake. Come me, anche mio padre amava scrivere. Mi diceva sempre che scrivere ogni giorno i suoi pensieri era terapeutico, gli faceva bene all'anima. Forse se ho faticato così tanto a farmi una ragione di tutto quello che a me è capitato negli ultimi anni è stato anche perché non ho seguito il suo consiglio. Pensavo che una serata di slam una volta ogni tanto fosse abbastanza come terapia, ma forse mi sbagliavo. Voglio che l'anno nuovo sia esattamente come l'ho immaginato. Perfetto. Detto, anzi scritto questo, scrivere appunto tra i miei buoni propositi per l'anno che verrà. Fosse anche una sola parola al giorno, la metterò nero su bianco, la farò venire allo scoperto. E questo è come inizia dal punto di vista appunto di Will, questo nuovo romanzo, tutto ciò che sappiamo di noi due, nuovissimo, appena pubblicato da Fabbri, uscito proprio in questi giorni. Vi consiglio chiaramente però di leggere il primo, che vedete proprio qui a fianco, perché è estremamente necessario per capire lo sviluppo della storia. A questo punto una piccola pausa per noi, ma ci ritroviamo tra poco.